Benvenuti ad una nuova riparazione da Console Lab. Oggi abbiamo in riparazione un telefono NGM Dynamic Wide che presenta il problema della mancata ricarica e mancata accensione. Abbiamo già smontato il telefono e ci siamo concentrati sulla scheda madre. Da quanto ci ha riferito il cliente, il telefono ha smesso di funzionare in seguito ad un problema con il caricabatterie. Abbiamo verificato un po' la situazione ed abbiamo infatti trovato alcune tracce del difetto riscontrato dal cliente. Come si può notare, in questa zona manca, perché saltato in seguito evidentemente al cortocircuito, manca il contatto dell'auricolare. Questo contatto dovrebbe essere il contatto di ground, poi lo andremo a verificare e nel caso lo ripristineremo. Tornando indietro, andiamo a fare la verifica della problematica lamentata dal cliente, quindi della mancata accensione e della mancata ricarica della batteria. Abbiamo posizionato il cavo USB già collegato al telefono, collegato al nostro alimentatore da banco. Come possiamo notare, adesso dando tensione, vedete, l'assorbimento in ampere della scheda è 0. Questo significa che c'è un problema o sull'arrivo della tensione all'ingresso della scheda, o vi è un problema di tensione che si perde durante il tragitto tra connettore USB e Power Manager. Infatti, per verifica, se colleghiamo il multimetro ai pin di ricarica, cerchiamo di farci stare tutto nell'inquadratura. Se colleghiamo il multimetro ai pin, troviamo una tensione di ricarica molto bassa, una tensione pari a 0. 0,1. Adesso, cos'è la prima prova da effettuare? È quella di collegare, allora, di scollegare il cavo USB e di collegare i puntali. Ho spostato un attimo la camera perché per avere un po' più di spazio a disposizione per muovermi. La cosa che dobbiamo osservare è il display dell'amperaggio. Allora, abbiamo staccato il connettore, questa è la scheda, ok. Quello che andremo adesso a fare è collegare sui pin del connettore ground e VCC
l'alimentazione proveniente dai puntali di test collegati al nostro alimentatore. Allora, appoggio la scheda e facciamo il test. Colleghiamo il pin di ground al puntale nero e il pin di VCC al puntale rosso. Come potete osservare, vi è un incremento dell'amperaggio, come è giusto che sia. Quindi questo cosa significa? Significa che sicuramente il connettore USB è da sostituire. Quindi per prima cosa adesso andremo a sostituire con l'aria calda il connettore USB. Bene, allora abbiamo sostituito, come potete notare, il connettore USB. Abbiamo risaldato il contatto dell'auricolare, isolato con della solder mask. Abbiamo ripristinato ovviamente la pista sottostante al contatto. E adesso vediamo se abbiamo assorbimento. Allora, eccoci qua. Come potete notare, abbiamo un assorbimento adesso a circuito ovviamente scarico e a batteria staccata. Abbiamo un minimo assorbimento che si attesta intorno ai 100 mAh. Se andiamo a misurare, cosa che abbiamo già fatto, se andiamo a misurare il voltaggio in uscita, abbiamo un voltaggio di carica dai 3,8 ai 4 volt e ci troviamo perfettamente con quello che è riportato sulla batteria. Quindi adesso non resta altro che ricollegare display e quant'altro e effettuare un test di verifica finale per concludere questa riparazione.